Tragico schianto tra auto e camion lungo la Flaminia a Cagli, morto un uomo di 61 anni e la strada chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del tratto interessato. Altro giro di vite dal governo, il Green Pass anche per entrare al Tabacchi, il presidente provinciale della FIT racconta i disagi e le serrate che erano pronte per la protesta se non fosse cambiato il metodo di controllo. Da oggi verifiche solo a Campione, ma restano i disagi. Federalberghi, il bilancio è ancora negativo, da Fano a Gavice è chiuso, il 40% delle strutture per il presidente Luciano Cecchini servono aiuti dallo Stato, le maxi bollette sono state una catastrofe economica. La cocaina in casa pronta per lo spaccio di farmaci e testosterone per alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, denunciato ad Ancona un cinquantenne. Scogliere di Metauriglia si parte, è arrivato il primo pontone, nel fine settimana partiranno i lavori, previste 150.000 tonnellate di scogli, numerosi mezzi navali che faranno la spola tra l'Italia e la Croazia. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale Occhio alla Notizia. In primo piano l'incidente mortale che è avvenuto oggi intorno alle 13 lungo la strada statale 3 Flaminia all'altezza di Smirra tra Cagli e Acqualagna. Dopo 500 metri venendo da Fano dal passaggio da 4 a 2 corsie, un uomo di 61 anni nato a Prato ma residente a Cagli era a bordo di una Fiat Multipla quando per un malore una distrazione ha invaso la corsia opposta andandosi a schiantare contro un camion. Il frontale è stato tremendo. Il conducente del camion, un 37enne di Sasso Corvario, è stato il primo a prestare soccorsi, ma purtroppo i sanitari del 118, una volta raggiunto il luogo del sinistro, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'automobilista. Sul posto i vigili del fuoco che l'hanno estratto dalle lamiere, la polizia stradale di Pesaro e Cagli e ANAS. Il tratto interessato è stato chiuso in entrambe le direzioni per tutta la durata dell'intervento e il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Un grave incidente stradale si è verificato anche ad Arcevia, nell'Anconetano, intorno alle ore 11. Nella frazione di Prosano, un'auto è uscita di strada finendo nel campo sottostante, dove è rimasta su un fianco. Il conducente è stato trasportato dall'eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette di Ancona, mentre i pompieri hanno messo in sicurezza la vettura. La dinamica del sinistro, invece, è al vaglio dei carabinieri. Cambiamo argomento, da oggi entrano in vigore le nuove norme del governo, il Green Pass servirà per accedere anche nei principali uffici e attività come in banca, le poste, nelle librerie e al Tabacchi. A commentare le restrizioni è il presidente provinciale della Federazione Nazionale Tabaccai, Lorenzo Paolini. Il governo ha deciso di prorogare per 10 giorni l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto e la chiusura delle discoteche, un'altra doccia gelata per i gestori che già da tempo fanno sentire il grido d'allarme dell'intera categoria, ma non è finita qui perché non solo oggi scatta l'obbligo vaccinale per gli over 50, ma entrano in vigore anche altre restrizioni. Dalle poste alle banche, dagli uffici pubblici alle attività di commercio, fino al parrucchiere, al tabacchi e all'edicola, dovremo essere tutti muniti del lasciapassare, quello base per ora che si ottiene anche con un tampone negativo o con la guarigione da Covid-19. Intanto, grazie al lavoro di sindacati e associazioni di categoria, è stata modificata la modalità di controllo. Infatti, la verifica sul possesso del Green Pass non si farà all'ingresso sistematicamente, ma a campione anche all'interno o al banco, già fissi all'esterno, invece i cartelli informativi. A commentare le nuove norme Lorenzo Paolini, presidente provinciale e delegato regionale della FIT, la Federazione Nazionale Tabaccai. Che cosa comportano per voi i tabaccai queste nuove regole? Ma adesso diciamo che comporta solo una responsabilità, non un'impossibilità a portarle avanti e a rispettarle. Certo che la nostra attività, oltre a essere fatta di tanti servizi dove a monte ci sono tante norme, addirittura anche norme precise e pesanti che a volte se trasgredite diciamo scatta il penale per i tabaccai con la revoca anche della licenza, quindi noi siamo dei soggetti che per forza di causa maggiore dobbiamo rispettare severamente le regole. Averci messo una regola che sapevamo che non potevamo assolutamente rispettare era per noi un problema, sia per il tempo che perdevamo e sia anche per ragioni di sicurezza.
perché poi venire fuori dal banco, che noi siamo, abbiamo una trincea e siamo sempre trincerati dietro il banco, venire fuori dal banco, controllare il Green Pass e quindi lasciare sguarnito il banco con i valori e il movimento del denaro che abbiamo era impensabile. Oltretutto, ha proseguito Paolini, per servizi che si possono elargire nel giro di pochi secondi, perdere minuti per controllare il Green Pass, visto che a volte l'applicazione non parte subito o ha bisogno di aggiornamenti, non sarebbe stato gestibile. In ogni caso, i non vaccinati rimangono esclusi. I non vaccinati rimangono esclusi, però diciamo non ricade la responsabilità sul tabaccaio e questo è importante. Anche a questo punto entra in ballo il buon senso del tabaccaio. Noi tabaccai conosciamo quasi tutti i clienti perché molti lavorano con una clientela abituale. Ormai sono mesi che se ne parlano, quindi conosciamo anche quelli che si sono vaccinati fin da subito, quelli che si sono vaccinati in un secondo momento e quelli che ancora tentennano per una questione di paura, perché il governo batte sul 100% ormai, ma c'è anche quelli che hanno dei problemi e hanno problema per questa diciamo, scarso chiarimento che si sono fatti sugli effetti collaterali del vaccino. Ecco, c'è stata nei giorni scorsi anche una riunione di giunta a livello federale proprio per far sentire la vostra voce al governo. Che cosa avete deciso e in che modo avete protestato? La riunione di giunta era stato deciso che se non ci davano diciamo garanzie che venisse rimodulata questa imposizione, procedevamo con la serrata. Non era stata decisa la serrata il giorno, l'unica cosa era che eravamo tutti favorevoli ad una serrata di almeno 4 ore, e questo non è poi stata, diciamo, messa in sordina perché il governo, dopo che ci ha chiamato, ha subito optato per rimodulare e per non rendere più obbligatorio il controllo all'entrata, ma per metterlo a campione. Quindi, ripeto, con questo per noi è stata una vittoria, fra virgolette, perché ho detto in qualche modo ci lede un po' il normale lavoro e in qualche modo lascerà fuori sicuramente una piccola parte di clientela. In un momento critico che abbiamo bisogno di aumentarla, noi andiamo a fare delle norme per lasciarla fuori, quindi questo ci dispiace un po', però non credo che a questo punto ci metta in serie difficoltà, ecco. È tempo di bilanci anche per la Federalberghi che ancora una volta ha chiuso l'anno in rosso a lanciare l'allarme. Il presidente provinciale Luciano Cecchini. La burrasca è tutt'altro che passata. Per il turismo l'anno che si è appena concluso può essere caratterizzato da un solo colore, il rosso. Oltretutto si tratta del secondo anno di fila con questa tragica realtà. Infatti, i dati dell'Osservatorio Nazionale di Federalberghi mostrano che lo scorso anno sono andati in fumo 148 milioni di presenze turistiche. Per fare un raffronto con il 2019, l'ultimo anno prepandemico, è come se si fosse cancellato un pernottamento su tre. Se poi si guardano i soli turisti stranieri, la perdita diventa di uno su due, per un totale di 115 milioni di presenze estere perse. Non possiamo pensare che tutto sia passato, ha commentato Luciano Cecchini, presidente di Federalberghi Pesaro Urbino, e che tutti abbiano ripreso a viaggiare come prima. Per molti è ancora vietato entrare nel bel paese e anche a causa delle restrizioni e delle norme anticontagio, gli italiani vanno alla scoperta della propria nazione con maggiori difficoltà. Cecchini, ad oggi qual è la situazione? Siamo in una situazione balorda perché in questo momento tutte le nostre strutture sono non in rosso, ma peggio, perché non è solo la mancanza del lavoro, ma anche le bollette che stanno arrivando, che sono state una catastrofe in tutti i sensi. Il commerciale non esiste più, rappresentanti non ci sono perché in questo momento si lavora da casa. Il lavoro che c'è quel lunedì, martedì, mercoledì di alcuni viaggiatori in qualche albergo, però non ti ripagano le spese. E il periodo di Natale ha risollevato le sorti? Il periodo di Natale, qualche giorno abbiamo avuto degli eventi sportivi, ci ha dato una mano, ma non si può dire una soluzione esatta di avere qualche evento sportivo per qualche giorno. Il discorso è molto impegnativo. Come dico e ripeto sempre.
Una struttura aperta minimo minimo costa dai 600-700 euro al giorno e tu avere una struttura del genere aperta senza gente è dei costi elevatissimi. Quindi sono necessari degli aiuti da parte del governo? Sì, noi ci aspettiamo prima di tutto un aiuto, come ho scritto alla Federalberghi, di intervenire prima possibile sia sull'IMU, sulle bollette dell'Enel, sia sulle bollette della Tari, perché in fin dei conti noi non produciamo immondizia, non produciamo niente, ma la paghiamo intera perché va in base alle metrature. Le nostre strutture non sono strutture piccole, hanno delle bollette esorbitanti. Abbiamo avuto dei piccoli aiuti a livello comunale, ma qui bisogna fare degli interventi veramente seri. Io da Fano fino a Gabicce le strutture che so siamo il 40% chiuse, le annuali, perché in questo momento veramente è da mettere le mani nei capelli. Ancora cronaca, la Polizia di Stato ha denunciato un italiano di 50 anni con precedenti in tema di stupefacenti. Ieri pomeriggio gli agenti della Questura di Ancona, dopo una serie di servizi di osservazione e di appostamenti, lo hanno sottoposto ad una perquisizione nella sua casa fittizia, visto che l'uomo aveva dichiarato la propria residenza in un altro luogo della città dorica. Il cinquantenne, oltre ad essere ancora attivo nel traffico di cocaina, aveva intrapreso anche l'attività di commercio di anabolizzanti e farmaci utilizzati per alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, commercio vietato espressamente dal codice penale che prevede pene fino a 6 anni di reclusione e oltre 70.000 euro di multa. Nel suo appartamento l'uomo ha negato ogni addebito fino a quando gli agenti in borghese hanno esteso la perquisizione in una cantina non dichiarata dall'indagato. All'interno del locale i poliziotti, oltre a 3 involucri di cocaina, hanno rinvenuto 100 pasticche e 12 fiali di anabolizzanti di diverso tipo, tra cui il testosterone. Trovati anche 3 bilancini di precisione, ritagli di cellophane pronti per confezionare la droga e 920 euro in contanti, provento dell'attività di spaccio. Tutto lo stupefacente, anabolizzanti, steroidi, materiale e denaro sono stati sottoposti a sequestro penale da parte della polizia e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. I vigili del fuoco di Fano sono intervenuti poco prima delle 13 in via Lombardia a Marotta, nel comune di Mondolfo, a causa dell'incendio di una canna fumaria. L'appartamento si trova al primo piano di una palazzina dalla quale usciva del fumo bianco, avvistato anche dai vicini di casa. L'operazione si è conclusa in poco tempo e non si registrano feriti. Sul posto anche i carabinieri. Buone notizie in arrivo per la difesa della costa. L'assessore Cristian Fanesi ha annunciato l'avvio dei lavori a Metauriglia per le scogliere tanto attese dai residenti e dai gestori degli stabilimenti balneari. È giunto a Metauriglia il motopontone in attesa del rimorchiatore chiamato Alcaid, che trainerà il trasporter per la realizzazione delle scogliere nel tratto a sud del Metauro. Le tempistiche hanno avuto uno slittamento a causa di problemi di autorizzazioni non riconducibili all'amministrazione comunale, ma ora, come annuncia il vice sindaco e assessore alla difesa della costa, Cristian Fanesi, finalmente ci siamo. Assessore, motopontone è arrivato, una buona notizia per la città. Sì, uno è già arrivato, si chiama il Ferdinando, è qua a Fano, ne arriverà anche un altro, perché la ditta Slimar, che dovrà fare i lavori di Metauriglia e anche finire quelli che ha iniziato di Sassonia e Ponte Sasso, ovviamente ha i tempi molto stretti, gli abbiamo dato tempi molto stretti e con lo spirito di collaborazione ovviamente abbiamo cercato di organizzare al meglio il lavoro, quindi ci saranno... Le attività correranno parallele. Per l'intervento, ha spiegato l'assessore, è stato necessario prelevare 100.000 tonnellate di scogli dalla vicina Croazia. Il tratto interessato a Metauriglia per la difesa della costa si estende per circa 1,3 km e il lavoro consiste nella realizzazione di 6 scogliere emerse, di cui 4 da 160 metri e 2 da 200 metri. A completare l'opera, 2 pannelli frangiflutti, uno a nord e uno a sud, rispettivamente di 65 e 60 metri. Saranno numerosi i mezzi navali che faranno la spola tra l'Italia e la Croazia.
saranno diversi viaggi perché ogni motopontone porta dai 4.000 ai 6.000 tonnellate, quindi vi lascio immaginare che il lavoro che aspetterà questa città per la difesa della costa è un lavoro importante, veramente importante. Oltre alle 100.000 tonnellate di scogli che arrivano dalla Croazia, altre 50.000 verranno spostate, sono già in loco, quindi verranno salpate e sistemate più al largo. Un lavoro possibile grazie all'intervento della regione, di RFI, che hanno messo 2 milioni di euro di circa per uno, ma con la direzione lavoro del provveditorato dell'Opere Pubbliche di Ancona, dove il comune fa da regia e ha fatto il progetto che in questo momento stiamo realizzando. Quando termineranno questi lavori, invece, cosa è previsto in Sassonia? Beh, viste le quantità metauriglia, noi ci aspettiamo circa 10-12 mesi di lavoro. Sassonia invece devono finire, la stessa ditta che è stata incaricata deve terminare il lavoro già iniziato da tempo per completare le due scogliere, mentre a Ponte Sasso sono previsti dei salpamenti, manutenzione straordinaria delle scogliere esistenti, quindi sono tantissime attività che per fortuna faremo fare alla stessa ditta e dunque ovviamente nell'ambito della loro organizzazione di cantiere potranno compiere e chiudere prima dei tempi, diciamo, e quindi sicuramente prima dell'estate. Atti vandalici nella notte nel centro di Caminate nel comune di Fano. Ad essere presi di mira sono stati diversi cartelli della segnaletica verticale. Sono stati divelti, piegati, alcuni storti. Ad allertare i vigili urbani è stato il titolare del ristorante La Grotta, Filippo Pierini, che questa mattina si è accorto del gesto compiuto da qualche malintenzionato anche sui cartelli che indicano la strada per il noto locale. La Giunta regionale ha approvato la ridefinizione degli standard obbligatori minimi e requisiti per l'esercizio di bed and breakfast che nelle Marche, come ha precisato il presidente Acquaroli, sono circa 1.700. Sarà possibile esercitare l'attività, oltre che in modo occasionale come integrazione del reddito familiare, anche in forma imprenditoriale e continuativa. Inoltre sarà possibile aumentare la capacità ricettiva fino a 6 camere e 12 posti letto. Con il provvedimento si aggiornano gli standard di qualità, come le metrature delle camere, la fornitura di biancheria per ciascun ospite e la pulizia delle camere stesse, che deve avvenire almeno 2 volte a settimana. È stato anche disposto che i titolari dei B&B siano tenuti alla frequenza di un corso sulla disciplina igienico-sanitaria in materia di somministrazione di alimenti e bevande. Adesso apriamo l'album di Fano TV perché dobbiamo fare gli auguri a Romolo Giovannini e Giancarla Furlani, residenti a Fano, che il 30 gennaio hanno festeggiato 50 anni di matrimonio. Auguri doppi da parte dei figli e dei nipoti, visto che oggi è anche il compleanno del signor Romolo. Auguri anche da parte dello staff di Fano TV. Domani alle ore 7 un nuovo appuntamento con l'informazione sul canale 17 di Fano TV. Buona serata a tutti voi e arrivederci a domani.